penso proprio che è possibile trovare lavoro per noi giovani, solo che la maggior parte non hanno voglia, non si è tutto quanto, però tocca buttarsi. Seconda edizione della Borsa del Turismo ospitata dall'Arezzo Fiere e Congressi e che vede come regia la Confcommercio Aretina. La sensazione è che ci siano, diciamo, meno partecipanti, quindi meno persone che vanno comunque a offrire il proprio lavoro alle 22 aziende che sono appunto qui presenti alla Borsa. Il motivo starebbe in una maggiore selezione, diciamo, a monte proprio dei candidati, anche perché insomma il turismo comporta anche la ricerca di figure molto specializzate. È una risposta concreta al rapporto che c'è tra domanda e offerta per il lavoro e crediamo che sia una cosa altamente necessaria. L'anno scorso ha prodotto risultati assolutamente positivi perché hanno trovato lavoro circa 90 persone. Tra le imprese del turismo c'è una moderata vitalità, un po' di vivacità, qualcosa sta ripartendo e sta riprendendo. Il fatto che 22 aziende siano qua perché cercano figure professionali adeguate, questo è il problema, per coprire delle esigenze aziendali lo sta dimostrando. Il problema è mettere in condizione i ragazzi di essere all'altezza delle aspettative delle aziende. Un settore sicuramente quello del turismo che ancora fa fatica, ecco, proprio a prendere insomma il suo dovuto slancio in provincia di Arezzo. Proviamo un po'. Lavoro appunto nell'ambito turistico, quindi che sia agenzia viaggi, che siano tour operator e vediamo. Cerco un impiego nel settore del turismo, mi sono diplomata a giugno dell'anno scorso, quindi è quasi un anno, tra qualche mese. E ancora, a parte un'esperienza di stage di 3 mesi, non ho trovato niente. Sta diventando veramente molto molto difficile, sia non solo in Italia, perché io guardo sempre un po' dappertutto, sia in Italia che all'estero. E se non si spera e non si insiste, non si va da nessuna parte. Io credo che bisogna fare iniziative come queste, investire di più per dare lavoro ai giovani. E poi forse io mi convinco anche che occorre fare dei veri e propri piani per il lavoro per i giovani. Penso ad esempio anche alla pubblica amministrazione. Ormai da troppi anni il blocco del turnover ha fatto invecchiare la pubblica amministrazione.